Ma penso ad esempio che oggi noi a Milano qui possiamo costituire un buon e dobbiamo costituire un buon modello di massima trasparenza e di massima partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano la gestione della cosa pubblica. E questo è il modo più efficace per prevenire i rischi dell'illegalità. Dopo gli anni della rimozione di decorato del prefetto, noi dobbiamo essere quelli che fanno qualcosa in più e che sanno dimostrare con la propria pratica quotidiana, con le scelte istituzionali inequivocabili, che Milano intende diventare un laboratorio innovativo di politiche per la legalità. Per questo mi fa piacere oggi annunciarvi che come assessore alle politiche sociali ho proposto a Libera, l'associazione di cui Nando è presidente onorario e che è organizzazione presente qui, perché vedo diversi dei suoi militanti e attivisti, un protocollo di intesa per gestire insieme assessorato politiche sociali Libera l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie. Perché io credo che a Milano anche di queste piccole, tra virgolette, cose ci siamo un po' dimenticati. Esistono un'ottantina, una novantina di beni confiscati alle mafie, magari in futuro saranno anche di più, magari arriveranno anche queste discoteche di cui abbiamo visto il sequestro alcune settimane fa, li stiamo aspettando, devo ammettere, con una certa ansia, e penso che dobbiamo gestire nella massima trasparenza la restituzione alla collettività di questi luoghi, che se sono stati luoghi di odiose attività di rotture della legalità, devono essere invece luoghi attraverso i quali, grazie all'iniziativa sociale, civica e culturale, la cosa pubblica conosce una nuova stagione positiva di cittadinanza attiva, di grande stagione della legalità. Libera sta organizzando una giornata di apertura dei beni confiscati proprio per far sì che la città sappia. Ecco, questo mi pare un altro piccolo contributo attraverso il quale noi possiamo, io credo, segnare una pagina totalmente nuova e contribuire a noi stessi a dire che di fronte ad esempio ad Expo 2015 noi dovremmo fare tutto quel che possiamo, anche qualcosa in più, perché quella sia una occasione difesa dai tentativi di infiltrazione e di continua capacità persuasiva delle organizzazioni criminali e degli interessi ad essi collegati. Ma io intanto, proprio perché tocco con mano e ho conoscenza delle funzioni, delle responsabilità e delle competenze, credo che la politica debba sempre farsi orientare da questo aspetto, che è la competenza tecnica e l'esperienza su questo terreno, non improvvisarsi quando svolge funzioni di contrasto per le organizzazioni. Poi lui adesso ha cercato di parare un po' il colpo. Per quale motivo voi non volete, perché adesso lei dice che dovranno decidere quale e come commissione? Sì, sono una rompiballe. No, siamo discutendo. Vorrei sapere, come probabilmente domani mattina vi troverete, cioè i cittadini chiedono, non io, i cittadini chiedono una commissione antimafia competente e indipendente, mentre voi politici volete una commissione consigliare, ditemi di no, consigliare permanente. Cioè, vorrei avere una spiegazione, cioè, fronte al magistrato, cioè, secondo noi una commissione antimafia tipo la Smuraglia mi sembra il massimo, con delle persone competenti brava e indipendenti dalla politica, non consigliare permanente, cioè, e neanche commissione consigliare e comitato a parte, perché non si sa poi questo comitato cosa fate firmare, che poteri prevede. Ma questa è una domanda molto specifica che conosce bene chi ha seguito e sta seguendo questa vicenda. Io la prima volta che intervengo su questo. Mi limito a dire che ritengo surreale la contrapposizione a cui abbiamo dato
5 anni di vita in queste settimane, e credo che si debba trovare una sintesi. Del resto Carlo Muraglia, non capisco perché questa cosa non venga ricordata, era un consigliere comunale allora. Il punto non è quello di contrapporre i politici ai non politici, il punto è quello di costruire un organismo molto forte che sia in quest'ottica permanente, nel senso che lavori tanto e che non sia da mettere in discussione se un giorno, fammi finire, hai fatto una domanda, quindi mi fai parlare, non sia da mettere in discussione se un giorno qualcuno impazzisce, ma faccia organicamente parte delle attività istituzionali che secondo me abbia attento con pari dignità i consiglieri comunali e gli esperti, le persone come Nando dalla Chiesa, i consiglieri comunali, e credo che questa debba essere, questa è la mia opinione, non so se a te piace, questa è la mia, la difendo a prescindere da quello che pensi tu, e devo anche dirti che era la proposta che il Partito Democratico, grazie al sostegno di tanti di voi, ha portato avanti in questi anni all'opposizione. Adesso che siamo al governo, ragazzi, non facciamoci lo scherzo tra di noi di dividerci su un buon punto di questo genere. Io ho letto i giornali in questi giorni, condivido molte delle valutazioni che sono state fatte e credo che in queste ore si debba arrivare ossessivamente alla costruzione di una proposta unitaria. Non ho capito perché dobbiamo mettere in alternativa competenze presenti nella società civile e un percorso forte di consiglieri comunali che giustamente rivendicano il diritto a far sì che stabilmente le istituzioni milanesi aprano le porte e le finestre contro le mafie. Io credo che questa etica del buonsenso ci porterà a ottenere il risultato che intendiamo perseguire. Aggiungo anche che non possiamo limitarci alla questione dell'istituzione di commissioni, comitati, antimafia o quant'altro. Lo dico avendo portato la responsabilità e averci messo per primo la firma negli anni scorsi. Non basterà uno strumento simile o una dotazione di strumenti simili. Servirà che questo tipo di strumentazioni sia il perno di un programma politico contro le mafie, fatto di iniziative nelle scuole, di innovazioni sul terreno degli appalti, di una costante presenza contro le organizzazioni criminali. Mi limito poi sui consiglieri comunali a dire una cosa, ne facciano parte tutti. Io lo dico personalmente a titolo individuale, però non tollererei che avesse responsabilità di rappresentanza di detta commissione chi negli anni scorsi per il centrodestra l'ha avversata dall'inizio alla fine. E questo vale anche per l'ex vice sindaco Riccardo Decorato. È una mia opinione che però non cambia.